Buon lunedì, ben ritrovati con l'altra campana, il nostro spazio quotidiano di approfondimento. Dopo l'intensa settimana trascorsa a ripercorrere le tappe della manifestazione nazionale eh, di Libera, oggi riapriamo un po' la questione politica, lo facciamo con la segretaria provinciale del Partito Democratico, Liazzarone, grazie. grazie per essere grazie eh, qui con noi. Uh, però io prima mi soffermerei anche sulla manifestazione di Libera, voi eravate presenti, è venuto l'ex ministro Martina che in questo momento è il reggente del Partito Democratico. Uh, che riflessione, che giudizio dà di questa mattinata? Allora, intanto eh, grazie per, averci, per avermi invitato, eh, grazie a nome del Partito Democratico. Sì, è vero, abbiamo partecipato, come non mh, partecipare a quella iniziativa importante? Eh, devo dire che è stato come un giorno di festa a Foggia, uh, in un momento così difficile, perché l'ho detto anche in un'altra occasione qui con lei, uh, questa è una terra uh, dove la mafia c'è, e quindi la chiamiamo per nome e per cognome, è la presenza... Delle istituzioni come la presidente della commissione antimafia Rosi Bindi, il presidente Grasso e anche il segretario reggente Maurizio Martina, che ha voluto partecipare personalmente all'iniziativa. Noi eravamo stati insieme il giorno prima a Roma a una riunione di tutti i segretari provinciali. In quell'occasione eh, lui si è detto favorevole a, a, ad essere a Foggia, quindi. Una, una manifestazione importante, tanti bambini, tanti ragazzi, tante scuole eh, a far sentire la propria voce contro la mafia. È evidente che la mafia, lo ha detto, anche c'è un'antimafia sociale, la si combatte su diversi fronti, il compito più importante ce l'hanno sicuramente le forze dell'ordine, l'attività inquirente della magistratura, delle direzioni antimafia, poi c'è la pratica quotidiana dell'essere sentinelle all'interno delle pubbliche amministrazioni che devono mantenere fuori non soltanto di legalità criminale ma corruzione. Poi c'è la cosiddetta antimafia sociale, quella che ognuno di noi può eh, esercitare ripristinando un clima di legalità. Perché poi il problema più grosso probabilmente nella provincia di Foggia è l'idea che. Le regole in realtà possono essere bypassate. A questo proposito mi viene anche in mente: non fa parte della questione mafiosa, ma di quello che è accaduto all'assessore del comune di eh, Manfredonia, non più tardi dello scorso fine settimana, che è stato brutalmente pestato da una persona che è stata peraltro eh, processata per direttissima. Anche quello è un fenomeno. Anche quello è certamente un fenomeno, l'ha detto in maniera molto chiara e netta il nostro procuratore, il dottor Vaccaro. Oh, la legalità, l'illegalità va combattuta in tutti gli ambienti, in tutte le, in, è presente in, nel tessuto sociale, anche in altre forme e in altri aspetti, quindi va combattuta i cittadini, noi tutti dobbiamo essere di supporto alle forze dell'ordine, prima ancora che le istituzioni. Oh, le istituzioni in questo periodo sono state presenti, penso al ministro Minniti che è stato qui sul territorio. Si è, hanno istituito il reparto di prevenzione anticrimine a San Severo. Dire, stato ha, un, sciolto una, il di ha sciolto il comune di Mattinata, c'è stato sul territorio una, una maggiore, uh, maggiori risorse, ecco, proprio poliziotti di più sul territorio. Quindi si è uh, fatto palese il contributo anche del, dello Stato sebbene ce ne sia bisogno ancora uh, di più, ma noi cittadini per primi dobbiamo essere presenti e denunciare. Ecco. Azzarone, uh, è evidente che uh, siete usciti dal voto, è uh, palese la sconfitta, in Puglia uh, il Partito Democratico a livello regionale uh, ottiene il risultato più basso rispetto ad altre regioni e soprattutto rispetto al, al risultato nazionale. Eh, lei ha fatto la riunione come è previsto nel, negli organismi, insomma ha fatto autocritica, ha detto qua bisogna ripartire, è necessario anche vedere su che cosa allora, su che cosa secondo voi avete in qualche modo non intercettato più il favore dei cittadini? Perché è vero che il Movimento 5 Stelle ha fatto cappotto ovunque in tutto il mezzogiorno, ma è evidente che insomma, è una sconfitta pesantissima. Ecco, io vorrei partire proprio da questo. Uh, abbiamo straperso in Puglia, abbiamo straperso a Foggia, abbiamo straperso in tutto il sud e abbiamo perso al nord. Quindi uh, il dato è chiaro. C'è chi ha vinto e c'è chi ha perso. Diciamo che l'unica consolazione è che si può solo risalire ora. No, non è vero. Si, si può ancora, sempre si può andare, andare giù. Si può ancora andare giù. Diciamo, abbiamo perso con un 20%. Eh certo. Quindi non è detto che non si possa andare ancora, ancora oltre. Io sono molto critica. Eh, la prima critica la faccio. Alla, a, a me stessa in quanto anche candidata beh Zarone però io la salvo io perché ne, no, non no. le si può attribuire a lei segretaria da pochissimo alla sconfitta mi darei un tono però sia ben chiaro che lei ha assunto no, la segreteria io non so se lei ha assunto prima la segreteria e poi è iniziata la campagna elettorale o quasi contestualmente le responsabilità Quindi sono, condivise, sono è in quota parte è di tutti, dalla classe dirigente locale, regionale e nazionale. Scaricare tutte le responsabilità su Renzi o chi vuole scaricare le responsabilità del risultato regionale su Emiliano è ingeneroso. Le responsabilità sono di tutti, ma soprattutto... Paghiamo pegno, abbiamo pagato pegno per aver guidato un, un paese, un governo che ha guidato un paese che ha raccolto la sfida di un paese in crisi, in dissesto, quasi in dissesto, diciamo, in fallimento e, e si sono fatte delle scelte dolorose e impopolari. Questo però non, non giustifica il risultato negativo così come voglio ricordare le cose buone e giuste che sono state fatte dal governo, ma è altrettanto vero che un'autocritica, oltre che alla classe diciamo, politica, intanto gli elettori hanno deciso così e loro hanno sempre ragione, quindi se ci hanno bocciato vuol dire che hanno bocciato la buona scuola, vuol dire che è stato bocciato il, bo il Jobs Act, vuol dire che mh, a mio avviso è stato bocciato oh, anche questa... Uh, questo distacco che noi probabilmente abbiamo creato anche con, Tarone, con la gente, io credo colto? che noi abbiamo un po' abbandonato gli ultimi. Sì, però, però non è che in questo percorso lungo che parte, potremmo anche dire, insomma, da, dal dopo Bersani, poi uh, Letta, poi Renzi, non è che i segnali dai cittadini non vi fossero stati dati. Da chi eh, riflette, eh, in questi anni, diciamo in questi ultimi tre anni, è sembrato che il Partito Democratico rispondesse sempre alle critiche mosse con grande arroganza. arroganza. Perché accorgersi oggi, dico della Buona Scuola dopo che ci fu una manifestazione con 600.000 eh, traducenti, eh, studenti, personale, perché non accorgersi che il referendum costituzionale, come dire, indica perché? Accorgersene dopo, quando c'erano stati i segnali. Questo è stato l'errore. L'errore è stato non fermarsi soprattutto dopo quel referendum, perché nel merito probabilmente eh, era un referendum, voglio dire, gli elettori non hanno votato, secondo me, molti elettori, non hanno votato entrando nel merito del solo referendum solo sulla questione della riforma costituzionale è, ma è stato una sorta di plebiscito noi in quel momento, io l'ho detto eh, nella direzione provinciale l'ho detto anche alla riunione dei segretari provinciali a Roma la presenza del segretario Martina e del coordinatore Lorenzo Guerini noi lì abbiamo sbagliato secondo me non ci siamo fermati, non abbiamo riflettuto abbiamo lanciato l'ennesima sfida all'interno del partito. Avete subito una scissione anche per, diciamo, anche per questo. Abbiamo lanciato l'ennesima sfida, eh, siamo andati a congresso, noi lì probabilmente, certamente avevamo bisogno di una discussione interna e comprendere quelli che erano stati i nostri errori, eh, fare autocritica, quello che stiamo facendo oggi sostanzialmente. Non è mancato anche probabilmente mh, un livello periferico di discussione che intervenisse sul livello nazionale cioè mi, mi, mi Noi abbiamo letto meglio, dai giornali Nel senso le, che le, le... quello che stava accadendo la linea che Renzi aveva impostato spesso è sembrata anche una linea che, di cui non si discuteva cioè su alcune questioni probabilmente se peraltro voi siete un partito che può dire penso Forse il solo, che può dire noi abbiamo le sezioni ancora abbiamo i circoli, abbiamo i segretari. Ma dalla periferia del partito, quindi interna al partito, è sembrato che non arrivassero segnali a Roma. Sembrava che si dovesse in qualche modo accontentare il manovratore. Allora, uh, Renzi uh, è stata. Adesso, al di là è, di Renzi, diciamo, del gruppo figura, dirigente Io, io figura, metto dentro anche Orfini, metto anche Guelini. Ed è una, fi Gorin, ed è una un figura molto forte. Certo. Renzi è una figura è stato. e e lo è ancora un leader Ma, molto, è in um, diciamo, forte ecco, in questo senso. La, la linea del partito, quindi non di Renzi semplicemente, è stata quella di andare avanti uh, a tambur battendo. Boom, 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 boom. Siamo stati molto veloci in tutto. Molte volte uh, è saltato il passaggio intermedio, quello con, la, con i circoli, quello con le federazioni, con, anche con le segreterie regionali. Su molti aspetti e eh, probabilmente oggi si comincia a capire anche questo errore, che non è un errore che ha fatto solo la classe politica nazionale, perché, come dice lei, probabilmente anche noi eh, avremmo dovuto farci ascoltare di più, avremmo dovuto essere più incisivi. Ecco, oggi sembra che sia cambiato, ci sia stata un'inversione di rotta il segretario Martina. È la classe dirigente che ha guidato questo partito. L'ha capito, ha capito che è mancata questa, uh, questa come cinghia dire, di trasmissione, una volta si chiamava così la cinghia questa di cinghia Grazie per avermi passato il, il concetto. Questa cinghia di trasmissione è, che è necessaria. Noi siamo l'unico partito, io credo che si debba continuare ad essere presenti nelle sezioni, nei territori e a fare quello che è un il nostro lavoro Un partito che ha ancora delle correnti lei è ancora della corrente di Emiliano perché poi anche questo, insomma eravate un po' tutti renziani, poi dopo il referendum costituzionale vi siete un po' eh però è così Noi, voi io, eravate io come partito democratico Io sono il segretario provinciale del partito democratico Eh però qua non ci dobbiamo essere accorti Non perché? corro dietro le correnti la dimostrazione sta nel fatto che alla prima segreteria regionale Uh, dopo aver fatto una segreteria provinciale, uh, la, mh, il nome che noi abbiamo indicato alla segreteria regionale per la formazione delle liste del capolista della, di questa competizione elettorale era in, di fatto un nome. Che non apparteneva di certo alla no, mia ma corrente. Le sto parlando di era correnti a Michele di Bordo, un no, orlagliano. No, 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 sì, nei, dire... nei fatti, sì, nei fatti noi siamo donne e uomini di partito Azzalone, prima che di corrente. Azzalone, sì, però Bordo, come dire, era stato gentile eh, come corrente nella questione della segreteria. Adesso, ma non è questo, io non, non intendevo dire. Non no, gentile nel senso. Forse non intendevo dei consensi. No, 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 gentile nel senso era un eufemismo. No io sto parlando più della corrente perché voi poi vi siete schiacciati qui in Puglia in Capitanata sulla posizione di Emiliano che non è uscita che scelta. significa schiacciati, noi abbiamo eh sostenuto c'è chi ha insomma, sostenuto Emiliano qui in campagna elettorale è venuto a dire facciamo campagna elettorale senza nominare il segretario nazionale ha detto a fianco a lei che è il segretario provinciale del partito insomma tutto questo, gli elettori hanno già ha detto facciamo gli accordi con i 5 Stelle prima che se ne parlasse. Questo non Emiliano ha. è un... Eh, sì, ho capito che è un mattatore, però all'interno di un partito poi mette un po' in difficoltà o no? Se, non vi, se avete poi difficoltà voi all'interno, all'esterno i cittadini che devono capire. No, però io voglio sottolineare questa posizione. Qui non c'è nessuno che è schiacciato su nessuna posizione, che sia la posizione di Renzi, di Emiliano o di chi che sia. Noi siamo dirigenti di partito e non siamo tifosi. I tifosi li, li andiamo a fare allo stadio io che sono una molto sportiva ci vado spesso, mi metto la bandiera, sempre eh, la sciarpa sempre la stessa. Così anche nel partito la nostra bandiera resta quella del Partito Democratico, restano poi ci sono i congressi e nei congressi si fanno delle scelte. Dopodiché i congressi finiscono. I congressi finiscono e il simbolo il nostro partito resta lì e noi rimaniamo legati al nostro simbolo. Io non farei una mh, distinzione di correnti. Ci sono alcuni, ed è bene che sia così nel nostro partito, lo è, forse anche delle volte in maniera esagerata, ci sono delle, dei Vabbè, pensieri. diverse, queste sì, non mh, nulla. È da... un partito plurale, è un partito in cui tanti hanno ovviamente il proprio pensiero. Dopodiché io ritengo che quando la, il partito decide una linea, quella è. Beh, insomma, eh, lei è più convinta del presidente Emiliano, ma lei non è Emiliano. Ho capito, presidente ma Milano. io non sono Emiliano, <ride> Se... l'ho sostenuto alle <ride> <No>, parole <primarie>, come <ride> ho sostenuto anche Renzi precedentemente. Giancarone, lei ha, eh, ah, eh, come dire, i social sono, sono così. Eh, Aldo Ragni, che è un, fa parte della ha in qualche modo criticato pubblicamente il suo intervento. Eh, lei che cosa ne pensa dell'intervento di Aldo Ragni? Di, Qual è la parte che secondo lei merita attenzione e riflessione? Non no, mi dica no, tutto. No, no, io merito, io, dica ecco, dica ecco, lei che mi conosce bene, io credo che tutto quello che ha scritto Aldo Ragni, tutto quello che, tutte le critiche che si muovono in questo momento debbano essere raccolte con attenzione e con profonda riflessione. Siamo in un momento di riflessione e di comprensione degli errori commessi, per cui... Uh, con Aldo Ragni, ma così con, con gli altri, anche, sono disponibile ad un uh, confronto uh, nel partito, ma anche uh, come dire, pubblico. Mm, mi sembra in questa fase non, uh, non opportuno per il partito. Se vogliamo dare una mano per davvero a questa comunità, è bene che lo facciamo nel partito. Non, uh, non, io sono una molto social. Mm, e lei lo sa bene, non, uh, però non rincorro metodi uh, che non ci appartengono, metodi di discussione uh, che non ci appartengono, metodi e luoghi che non ci appartengono. I nostri luoghi sono nel partito, noi abbiamo i nostri organismi dirigenti ed è lì che io invito che tutti, a partire da me, a, a discutere. Senza uh, voler uh, dire che chi mi critica o chi critica la linea del partito eh, non merita attenzione. Merita attenzione. Da quelle riflessioni probabilmente potremmo avere lo spunto anche di una chiaro, prossima discussione. Senta allora lei per la prima volta eh, da quando è stata eletta, dico per la prima volta perché appunto lei poi è stata travolta dal periodo elettorale. Finalmente ora si trova a dover organizzarlo questo partito. Dico per la prima volta perché intendo dire ora ha il tempo per farlo, perché non ha avuto proprio neanche il tempo di farlo. Neanche le macerie. Neanche, sì, <ride> vabbè. Però, ripeto, a volte diciamo, nella è più facile, probabilmente, è più difficile perché bisogna recuperare la fiducia e il consenso degli elettori. Secondo lei, da dove bisogna ripartire? Se è ancora in piedi il rapporto con i civici? Perché avevate lanciato un'idea, poi capisco che c'è stato lo scossone elettorale. E non se ne è saputo più Vabbè, nulla. Noi adesso uh, siamo concentrati nella discussione interna del partito, nella riflessione e nel come si riparte. Ovviamente io non ho la ricetta in tasca, non ho neanche la verità in tasca. Tutti insieme dobbiamo fare uno sforzo. Intanto comprendere quelli che sono stati gli errori che abbiamo commesso e credo che su questo abbiamo fatto una segreteria di 5 ore, una direzione provinciale di 6 ore, una discussione molto profonda, ma non può bastare quella, ce ne saranno altre di discussioni e io credo che queste discussioni, se le andiamo a fare anche nei circoli e quindi sui territori, forse eh, da lì possiamo ripartire. E i civici? L'alleanza con i civici io credo che sia, un oggetto, sia oggetto di discussione anche all'interno degli organismi dirigenti provinciali, e siccome parliamo anche di Foggia Città, soprattutto di Foggia Città, credo che vada approfondita. Ma vada... siete più risentiti con Leo Di Gioia? Certo, certo no, bene, che sì. Cioè, politicamente, certo politicamente, non personalmente. Certo, certo, l'ho sentito. Bene, allora, l'ultima battuta. Emiliano rischia o si rimetterà in sesto con tutti questi problemi alla Regione Puglia, da Di Cagno e Brescia in poi? rischia non lo so No, eh, rischia nel quindi, senso che ci potrebbe essere un azzeramento totale che sensazione avete in te? non abbiamo discusso di questo lunedì ci sarà una no, segreteria regionale quindi, quindi è immagino, quello il luogo dove emergerà immagino che lunedì si discuterà anche di questo ma, sì, perché c'è il passaggio dire, di liberi uguali all'opposizione ci sono un po', un po' di carne a fuoco c'è un consigliere regionale eh sì. borraccino, eh, non lo so immagino si farà una discussione su tutta la coalizione e... Eh, eh, Mancano due anni alle elezioni regionali. Io credo che un, un, una partenza, ecco, punto e a capo questi e altri certo, due certo. anni, dei punti da, da sviluppare, da, degli obiettivi da raggiungere, da raggiungere saranno importanti in questi ultimi due anni. Insomma, Bene. Al lavoro, anche lavoro. alla Regione. Bene, allora grazie. Ali Azzarone, segretario provinciale del Partito Democratico ed in bocca al lupo per il lavoro sì. che adesso dovrà imbastire anche perché lo ha accennato lei. Il primo appuntamento importante, questo sarà l'appuntamento poi che porterà la firma e la cifra sia sua che del segretario eh, comunale, sono le elezioni, le amministrative al Comune eh, di Foggia, che come sapete insomma, subito dopo l'estate quello sarà il tema e il cavallo di battaglia. Grazie ancora per essere stati in noi. Nostra compagnia. Grazie a voi, arrivederci.